Siamo all'ultima partita dell'anno e la stanchezza si può recuperare a livello mentale. Non credo che sia un grande problema, se non altro se qualcuno proprio lo vedo stanco, è inevitabile che gioco un altro. Io ho sempre detto che preferisco avere i sani in campo e quindi valutiamo oggi, ma credo che abbiamo avuto anche un giorno in più di recupero, quindi non dovrebbe essere un grosso problema questo. Ho dormito sereno perché sono sereno, perché questa squadra mi dà grande serenità. Credo fortemente nei ragazzi, li ho visti belli carichi, ci credono come ci credo io e andiamo a Bologna per vincere. Dobbiamo andare a fare quello che abbiamo sempre fatto, almeno da quando io sono su questa panchina, consapevoli della nostra forza e consapevoli che è una finale, cioè al di là poi del risultato non siamo riusciti a vincere, quello non è un problema, è come se andassimo a giocare una finale. La finale che fai tu? Vai per vincerla, non vai per pareggiarla, quindi con le dovute accortezze, con la dovuta esperienza in campo che i ragazzi hanno, quindi non è che devi andare all'arrembaggio, ma noi siamo forti e consapevoli che questa squadra è capace di fare gol, dobbiamo essere capaci di non prenderlo e siamo molto ottimisti. Hanno due risultati su tre, sicuramente non si scopriranno, sicuramente la loro prima idea è non prendere gol, e la loro seconda idea è quella di colpire ed essere magari più cinici in alcune ripartenze che loro pensano che noi possiamo dare, ma questo non deve succedere. Ma loro sono una squadra esperta, hanno un allenatore molto molto esperto, come ho detto in conferenza dopo la partita, mister, qualcuno ha criticato tra virgolette il mister perché lui è ritenuto uno di quelli degli allenatori che ama far giocare bene la propria squadra, ma purtroppo la bravura dell'allenatore è anche questa, capire i momenti. In questo momento probabilmente lui ha capito che il Bologna non, più di questo non può fare, e ha badato a mettere giù una formazione capace di non subire e di cercare di colpire in contropiede, e credo che la partita sarà più o meno la stessa. Se il Bologna non stava bene 4-5 giorni fa, non penso che possa star bene anche dopo 5 giorni.